Traffico in mezzo in Casa Granata, giornata di arrivi e partenze come tradizione durante il mercato. Per una partenza ci sono stati due arrivi. Nella giornata di ieri Grigoris Kastanos è diventato ufficialmente un calciatore del Verona con la formula del prestito con diritto ed obbligo di riscatto a condizioni che si verificheranno nel corso della stagione. Ieri il cipriota ha svolto le visite mediche di rilievo e ha firmato il contratto con il suo nuovo club. Dopo tre stagioni con la Salernitana, il cipriota resterà in massima serie e nel saluto social ai tifosi granata ha avuto parole di ringraziamento e di affetto. Pagato 300.000 euro nel 2022, Kastanos passa al Verona per una cifra di poco superiore al 1 milione di euro e garantirà una plusvalenza importante al club granata, che ha accolto in prestito dal Verona l'attaccante della Sierra Leone Yahya Kallon, classe 2001, ex di Genoa e Bari. Prime parole ufficiali da calciatore granata per Lorenzo Amatucci, centrocampista aretino del 2004, che ieri si è già unito al gruppo di Giovanni Martuscello e che è reduce dall'esperienza di Terni. Il giovane centrocampista si è presentato ai suoi nuovi tifosi con l'intervista a diritto rilasciata ai canali social della Salernitana ed ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Salerno ed ha anche rivelato che se non fosse diventato un calciatore avrebbe voluto cimentarsi nel campo dell'archeologia. La Salernitana spera di aver trovato un talento puro per dare tempi ed idee alla sua mediana. Amatucci è carico e vorrà dare il suo apporto alla causa. Non vedevo l'ora di arrivare, ho scelto Salerno perché è una piazza che vive di calcio, con passione calorosa e tutte le caratteristiche con me in comune. Sono pronto a dare tutto per questa maglia, non vedo l'ora di iniziare, di giocare davanti ai tifosi e dimostrare tutto il mio valore. Sicuramente per fare bene in questo campionato serve tanta personalità, ma la cosa importante è far bene di squadra, perché i campionati si vincono se si ha un gruppo forte e coeso. Prima di venire qua ho chiesto un po' sia a Luca che a Niccolò, abbiamo parlato tutti benissimo di Salerno, si sta bene, il tifo è caloroso e si sta bene, Salerno è una grande città. È uno dei motivi per cui ho scelto Salerno, perché è una piazza differente dalle altre, con uno stadio, con un tifo importante, e non vedo l'ora di magari segnare e esultare sotto la curva. Allora, in passato io ho giocato sempre a centrocampo, sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre, sia come mezzala che come regista, ma il mio ruolo preferito è ovviamente il regista. Mi piace la storia, quindi se non fossi diventato calciatore sarei diventato un archeologo.